La Polizia di Stato ha effettuato nelle città di Bari, Napoli e Palermo una maxi operazione denominata Reset, che ha portato alla chiusura di 12 sale giochi strategicamente ubicate nei pressi di alcune scuole frequentate da minorenni. L'operazione ha coinvolto circa 300 poliziotti dei nuclei della Polizia dei Giochi e delle Scommesse istituiti presso il Servizio Centrale Operativo, con la partecipazione delle squadre mobili e delle divisioni anticrimine delle questure coinvolte e dei reparti prevenzione crimine operanti su quei territori. A Bari sono stati numerosi minorenni che sono stati visti entrare a fare scommesse nelle sale giochi, ubicate non lontano dalle scuole nel corso della maxi-operazione. Le sale, immediatamente controllate, sono risultate abusive e pertanto sanzionate. Nel corso di numerose operazioni in recentemente dalla Polizia, è emerso, sottolineano gli investigatori, che sempre più spesso i minorenni si affacciano al mondo delle scommesse, anche clandestine, non percependone il pericolo. Da recenti statistiche si evince che un numero sempre crescente di minorenni a partire anche dai 10 anni di età, frequenta abitualmente sale giochi in molti casi senza che i genitori ne siano a conoscenza nel corso dell'operazione la polizia ha controllato complessivamente 104 esercizi commerciali, punti di ricarica, sale giochi, sale scommesse e associazioni culturali e ha denunciato 24 persone responsabili di esercizio abusivo, di attività di gioco e ricettazione contestate inoltre 59 sanzioni amministrative che hanno anche riguardato il mancato rispetto delle regole di sicurezza sul lavoro. Sono stati inoltre sequestrati 21.380 euro in contanti e soprattutto documenti contabili utili alle indagini per ricostruire i flussi illeciti di denaro. Si tratta, secondo gli investigatori, di una vera e propria contabilità parallela a quella regale, riportata sia in tradizionali libri mastri in cui venivano indicati nomi, cifre e conti correnti, anche stranieri, sia in sofisticati software di gestione contabile. I circa 300 poliziotti che hanno preso parte all'operazione Appartengono ai nuclei della Polizia dei Giochi e delle Scommesse, istituiti presso il Servizio Centrale Operativo e tutte le scuole mobili delle questure. Ha contribuito anche personale delle divisioni anticrimine e delle questure coinvolte e dei reparti prevenzione e crimine operanti su quei territori.